Continua a creare disagi in Giappone l'ondata di forte caldo che finora ha causato la morte di almeno 30 persone. Le autorità hanno fatto appello ai cittadini affinché assumano le precauzioni necessarie a proteggersi dalle alte temperature e dal rischio di disidratazione. Nelle ultime due settimane sono migliaia le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Intanto si continuano a registrare valori superiori ai 40 gradi, soprattutto nel Giappone centrale, mentre a Kyoto le temperature sono rimaste sopra i 38 gradi per 7 giorni consecutivi.